Il professor Mauro Cristaldi dell'Università La Sapienza ci parlerà del rischio biologico da esposizione fisica e chimica. Allora, io cerco di parlare a voce perché sono abituato così quando faccio lezione, spero di non cadere. Da quando io sono naturalista, quindi cerco di trovare una sintesi tra quelle che sono le conoscenze di molti colleghi che qui vedo vicini e che saluto insieme agli organizzatori che hanno fatto veramente un grande lavoro. Vi critico subito, ma questa è una mia attitudine, purtroppo da dopo che ho subito un ictus e quindi anch'io sono tra i malati di questa sessione, posso dire che partecipo anche fisicamente a questo tipo di iniziative, però la critica non la posso non fare. Abitualmente queste esercitazioni che noi facciamo a livello scientifico, le facciamo per la divulgazione, quindi per fare in modo che studenti possano in qualche modo partecipare. Per questo le facciamo spesso alle università, nei centri di ricerca, la sanità, l'Enea o in altri centri importanti, al CNR, perché è quella la sede naturale in cui avvengono questi fenomeni, diciamo, che noi in qualche modo cerchiamo di prendere in mano. Perché mi avete invitato? Io questo un po' lo so, ma il problema è che in effetti io ho fatto delle cose durante il corso della mia vita, 40 anni di lavoro, insegno l'anatomia comparata, mi trovo a contatto spesso con studenti, quindi ho l'abitudine di parlare, diciamo, a tu per tu con le persone, cioè cercare di avere un rapporto diciamo più personale, perché questo è una caratteristica della nostra specie. La nostra specie ha questa caratteristica. Purtroppo spesse volte in ambienti bandati, chiedo scusa onorevole, che sono questi, questo esercizio non si può fare con facilità. Ma perché questa confidenza? Questa confidenza perché? Perché nell'evoluzione della stessa specie umana, in qualche modo, la socialità, la capacità di diffondere il pensiero simbolico, questa è la cosa importante, i simboli con cui noi andiamo avanti attraverso il nostro pensiero, è una caratteristica che è l'unica che si trova, diciamo, effettivamente in questa specie così strana. Hanno studiato anche l'uomo di Neanderthal, come molti di voi sanno, e sanno benissimo quanto questo fosse in qualche modo incapace di una comunicazione completa come quella che utilizziamo noi attraverso la parola. Quindi tanto non c'è, ma la parola la usa ancora. Quindi questo vedete che è l'elemento fondamentale con cui anche la scienza si avvale. Da una parte concordo con quanto diceva l'onorevole, che effettivamente metteva in luce oggi come oggi in una situazione in cui chiaramente il Parlamento ha pure poca credibilità. Noi dobbiamo in qualche modo cercare di trovare un varco per riuscire a parlare al mondo, parlare, diciamo, al popolo, quello che si chiama finalmente popolo. Io come naturalista spesse volte mi alieno dal popolo, cioè divento un marginale, ma la marginalità è importante perché ci consente di capire quanto è importante parlare all'università. Allora, salute, ambiente e progresso mi sembra una trilogia importante. Io vedete che qui ho messo tutta una serie, in questi giorni purtroppo non mi sono preparato a questo, contrariamente a quanto mi sollecitava il mio collega Marinelli per telefono, telefonava da Bologna, non mi sono preparato a questo convegno, però ho preparato una
uno specchio che sto cambiando continuamente, che sto modificando continuamente, eccolo qua, già lo vedete qui modificato, è questo, ma qui tra poco ci sarà, perché mi avete sollecitato a fare questo, cioè la vostra presenza qui mi sollecita a continuare. A continuare perché? Perché effettivamente questo specchio pedagogico con cui ci ritroviamo ha tre componenti che io metto appunto qui con Hegel come tesi, antitesi e sintesi, cioè le tre fondamentali modalità di pensiero, poi le riproduco di volta in volta nella società umana, nell'igiene, nella sanità, nell'ambiente e nel territorio, in diagonale e linearmente ambiente e territorio, risorse e ambiente organico. Ambiente organico è l'ambiente che abbiamo dentro, cioè dobbiamo tener conto che il nostro ambiente non è solo quello che abbiamo fuori, come spesse volte i miei colleghi naturalisti considerano, ma l'ambiente è anche quello interno. Per questo io insegno un argomento che riguarda proprio l'evoluzione del nostro corpo. Quindi questa cosa rientra praticamente in tutto quello che è stato detto e sarà detto. Qui c'è il mio collega che si occupa appunto di ricognizione, di cui abbiamo sentito prima le iniziative che fanno nell'ambito della sua ricerca. Noi che abbiamo fatto con la professoressa Danzarella, che è qui presente, abbiamo utilizzato dei metodi per lo studio dell'ambiente che in qualche modo utilizzassero l'ambiente interno per vedere quello che è, per studiare quello che è l'influenza esterna da parte dell'ambiente generale. L'ambiente generale è chiaramente la foresta, quella che viene chiamata la foresta, ma noi ci occupiamo di alberi, quindi occuparsi di foresta e di alberi vuol dire trovare una sintesi che è estremamente importante per capire quello che è il fenomeno ecologico. Cioè bisogna andare a capire i particolari, come di fatto fa anche Ernesto Burgio, per esempio, ma quando ci manda le sue ricerche sull'epigenesi, sulle nuove scoperte dell'epigenesi, lui appunto lo ringrazio pubblicamente perché lui fa un lavoro di divulgazione veramente eccezionale, cioè da un punto di vista scientifico è quello che ci serviva, perché oggi nel caos in cui ci troviamo dentro a una congedia di conoscenze in cui siamo immersi, poi riuscire a trovare un sistema per dire signori la situazione è questa è molto difficile perché lo troviamo poi questo nell'ambito delle crisi che stiamo vivendo anche a livello politico. Quindi io vi faccio non un discorso da ricercatore, ma un discorso da naturalista esperto di politica. Sì, esperto di politica. Bene, sì. Questo lo devo dire perché la politica poi, come sa l'onorevole, ci dà una serie di soddisfazioni, ma la gran parte sono tutte, diciamo, desiderano, alla fine desiderano, non c'è niente altro. Da noi si cerca di andare avanti, in qualche modo mi hanno desiderato, mi hanno mandato In provincia, perché cominciavo a dare un po' fastidio anche all'università all'inizio, quando misi appunto queste tecniche che poi abbiamo continuato a lavorare con la professoressa Santarelli, con altri, con la mia collega Luisana Ieradi. Io devo ringraziare molto i generalisti e la mia compagna anche Francesca De Grazzi che mi ha veramente portato questo materiale come una sua insieme a lei, diciamo anche Fabrizio Palitti e Marco Rizzoni, i miei colleghi generalisti, ma no. Dice guarda che c'è un sistema che ti permette di capire se c'è una mutazione cromosomica in un sangue circolante o in un sangue del tessuto maturitese. Eccezionale. Cioè se c'è una mutazione anche rara, come quella che illustriamo qui, come quella appunto dei micronuclei nel sangue circolante o nel sangue del tessuto napoliettico, vuol dire che c'è un danno. E allora noi riusciamo a capire in un'area
in cui, grazie, sei grande io, in un'area appunto della, del campo periferico, ma possiamo fare appunto ieri, che ci permette di studiare una mutazione in atto. E allora non le facciamo più in laboratorio come fanno i nostri colleghi mutageneristi, ma le facciamo sul campo. Cioè noi prendiamo gli animali senza ammazzarli, il più possibile quando possiamo, li togliamo una goccia di sangue e facciamo queste